Tra l'altro se io tipo me lo metto qua, faccio tipo Superman. Tu schiacci, va. Super Matteo! Ragazzi, il video di oggi è un po' sexy, quindi bambini a casa, tappatevi gli occhi. No, sto scherzando, madri e padri, state tranquilli, questo video non è assolutamente sexy, è che questa cosa qua si chiama Sexy Buttons e promette di far fare la vostra Tesla cose molto interessanti. Ragazzi, questi pulsanti speciali permettono di fare alcune cose interessanti, ad esempio aprire il glove box, che in Tesla è abbastanza difficile poterlo aprire perché si fa solo in un menu apposito sul touchscreen, quindi non c'è la levetta, e per chi non è tanto avvezzo alla tecnologia, insomma, una levetta forse sarebbe meglio, e qui arriva il pulsantino. Poi possiamo fargli fare anche altre cose interessanti, come cambiare la modalità, quindi o sport o soft o normale, e anche la frenata rigenerativa, quindi anche il regenerative braking. Poi controllare la radio, quindi avanti, indietro, skip, pausa, cuore, eccetera, e poi anche aprire e chiudere la porta di ricarica oppure i finestrini, perché sono tutte cose che voi potete fare chiaramente toccando il display, però forse avere un tastino che lo fa non sarebbe male. Ok, ma come funziona? Infatti nella scatola c'è una leva, una OBD Bluetooth e un cavo. Io le istruzioni non le ho lette, sono uno abbastanza avvezzo a montare e smontare la Tesla, voi lo sapete. Questo cavo fondamentalmente cosa fa? Trasforma il segnale OBD che arriva, diciamo, impuro da Tesla, nel senso che non c'è un connettore standard perché non è più obbligatorio sulle auto elettriche e Tesla ha deciso di toglierlo. Quindi bisogna utilizzare questa speciale riduzione che ha un costo non indifferente, ma nel bundle con i pulsanti c'è già ed è fantastico. Cosa bisogna fare? Vi danno questo per smontare un tappo di plastica lì sotto, che c'è sia su Model Y che su Model 3. Infatti questi sono compatibili sia per Model Y che Model 3. A questo punto lo fisserete, uscirà questo connettore al quale verrà collegato questa OBD Bluetooth. Io di smontare eccetera non ne ho bisogno, perché avevo già tirato io un cavo apposito per un'altra cosa che poi vi farò vedere in un altro video, quindi a me basta semplicemente prendere questo e infilarlo nella presa. Attaccato, però ragazzi, è tutto molto semplice, si smonta la paratia, si infila dentro il connettore, si rimette la paratia e il gioco è fatto, niente di particolare. Ma come fanno questi pulsantini a parlare con quel coso? Beh, parlano in Bluetooth. E come fa quel coso ad essere configurato? Se bisogna installare un'app sul vostro smartphone, diciamo una companion app, che tra l'altro si chiama Sexy Buttons, però con la E e il 3 e basta, avete capito. E poi facciamo il pairing. Connect, decido di utilizzare il Bluetooth, ok. Eccolo qua, track. Già a posto, wow, già mi sta dicendo che l'auto si sta caricando. Guardate qui cosa c'è. Tra l'altro il sistema, oltre a far andare pulsantini eccetera, vi dà anche una dashboard molto interessante che potete tenere proprio come cruscotto. Si potrebbe anche mettere davanti e utilizzarlo come proprio dashboard da cruscotto, non male. Beh, ok, allora mi sta dicendo subito che c'è un firmware update. Vai via tranquillo, facciamo pure il firmware update. Success! Andiamo a vedere. Ok, commander settings, va bene, qui ci sono cose particolari, addirittura si può attivare la beta del firmware, però noi andiamo via con lo standard. Aggiungiamo un bottone, aggiungiamo la S di sexy, teniamo premuto. Success, ragazzi, è facilissimo, veramente facilissimo. Perfetto, media, regen braking, acceleration, open. Facciamo open frunk, save. Ok, open frunk, quindi adesso io l'ho configurato per aprire il frunk, quindi se io adesso premo il pulsante, il frunk si apre, ragazzi. Beh, questa è tanta roba, tanta roba, non male.
E se lo schiacci due volte si chiude pure. Attenzione. Ma fammi un po' vedere che cos'è che può fare. Allora, open glove box, trunk, frank, e va bene. Acceleration toggle, quindi cambia da chill o sport. Regenerative braking 0, 25, 50, 75, 100, meno 25, più 25. Ma che cos'è? Questa cosa qua non si può modificare normalmente con Tesla, eh? Questo è molto interessante. Magari ci si potrebbe fare anche un video dedicato, secondo me. Media, volume down, up, next song, previous song, play, pause, si apre, si chiude la porta di ricarica. Qua si può anche suonare il clacson, scaldare i sedili, chiudere gli specchietti, comandi vocali, quattro frecce, freno a mano, accendere le luci interne e la track mode. Non male, direi. E alla domanda di questi bottoni cosa ne fai? Beh, allora, dietro prima di tutto c'è un adesivo che è stacca-attacca. Quindi voi potete attaccarli, staccarli, attaccarli, staccarli senza nessun problema. Oppure comunque lo potete lasciare, non so, dentro il porta bicchieri, dentro nell'auto senza nessun problema. Io perché questi non li vado ad attaccare? Perché questi ve li regalo. Io ne ho due paia, quindi... giveaway, quindi lasciate un commento qui sotto e questa domenica sarete estratti, se siete fortunati, durante la mia live. Quindi domenica alle 21, mi raccomando, collegatevi, perché potreste vincere dei sexy buttons. Se invece non siete fortunati che non li vincete, trovate il link in descrizione. Cosa me ne pare? Altra cosa interessante che volevo farvi vedere è appunto la dashboard, quella di cui vi parlavo prima. Ok, ora non contate il sistema che è tutto un po' posticcio qui con questo braccio super allungato, però ci sono anche delle configurazioni che poi potete comprare, che trovate, non so, su Green Drive ad esempio, vi lascio il link in descrizione, per avere una cosa da mettere qui davanti che può contenere stabilmente il telefono, e a quel punto avrete un sistema molto figo, secondo me, che vi dà tutte le informazioni, vi dice quanto state accelerando, quanto state rigenerando, proprio vi dà anche i kilowatt di potenza che voi state andando ad utilizzare, andando a rigenerare. Poi vedete anche la modalità di guida, tipo adesso siamo in sport, siamo a 71 km/h. Notate come sia esattamente identico quello che esprime lui e quello che esprime l'auto, perché non è un sistema che con il GPS vi fa la triangolazione e mette lui così a spanne quanto, a quanta velocità state andando. Sì, è vero, il GPS comunque è molto buono come segnale, però qui, avendo il collegamento direttamente in Bluetooth con l'OBD della macchina, può sentire tutto. E tra l'altro le informazioni sono anche più di quelle che vi dà il sistema di Tesla. E se voi non siete tanto avvezzi a guardare sempre il display centrale della vostra Tesla, potete usare questo, metterlo qui davanti, e non ci sono grandi cose da fare, smontaggi, montaggi, è tutto abbastanza veloce, lo potete comprare, montare e fine, installate l'app e avete risolto. La trovo un'ottima soluzione, soprattutto per chi non ha manualità per montare e smontare la plancia di un'auto. Ragazzi, veramente molto molto interessante. Voi cosa ne dite? Qui l'azienda dei sexy buttons è tipo una startup, però devo dire che secondo me ha fatto veramente centro, perché sono molto intelligenti. Tra l'altro, va bene, magari non avete bisogno dei pulsanti per fare roba, c'è comunque la possibilità di usarlo qua anche come cruscotto. Hanno unito le due cose e secondo me è stata un'idea geniale. A me sono piaciuti parecchio. Voi fatemi sapere nei commenti se vi piacciono, se li comprereste, se li comprate, eccetera. C'è sempre il link in descrizione, questo ve l'ho già detto. Basta, il video finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo martedì e venerdì con un video alle 12, domenica con le news della settimana e alle 21 con una nuova live. E ricordatevi che durante la live di questa domenica io ne regalerò due. Non due pulsanti, è due set da quattro pulsanti.